Ciao ragazze, questo è un video tag sui preferiti dell'autunno. Sono stata taggata da Chiaretta Makeup 01, che saluto e ringrazio. Ciao Chiara, la mia omonima, che è davvero sempre tanto così cara, gentile, e consiglio di andare a visitare il suo canale se non lo conoscete già, e quindi vi lascio qui sotto il link diretto. Allora, Chiara, questo video casca proprio a pennello, perché avendo saltato i preferiti di novembre avevo intenzione di fare un preferiti autunno proprio, quindi una cosa generale che comprendesse un po' tutto, quindi questo è perfetto. E iniziamo, ci sono tre categorie, iniziamo da quella beauty. Allora, il primo preferito riguarda il viso e io vi mostro la mia acqua micellare della Venus. Ragazze, io sono follemente innamorata di quest'acqua micellare perché strucca perfettamente, ma soprattutto mi piace il fatto che non va a irritare la pelle, non brucia sugli occhi, questo non va risciacquato. Io consiglio comunque di sciacquarlo, però vi dirò che io l'ho sostituito anche alle salviettine e, come vi ho detto, la pelle rimane, io non la sento neanche tirare. Allora, il prossimo prodotto riguarda le guanciotte. Riguarda le guance, ma io vi mostro la Naked 3. Chi ha visto il mio video sul back to school, back to office, university, e chi più ne ha più ne metta, già lo sa. Per me basta solamente la Naked, che è compatta e comoda da portare dietro, e trucco occhi e guance. Infatti, siccome io sono alla ricerca, non ho ancora trovato il mio blush malva o sì, comunque su questi toni, utilizzo questo ombretto qui come fard, ce l'ho su anche adesso, mi piace tanto per la tonalità, per la sua tonalità di rosa, e anche perché è leggermente iridescente, e quindi il mio blush si trova nella Naked. E per quanto riguarda il prossimo punto, che è il preferito occhi, rimane sempre lui, anzi lei, la Naked. E come vedete, i miei più usati sono i primi due, che ormai sono terminati, ahimè. Poi mi piace tantissimo questo Tortora, e poi anche il penultimo lo uso sia nella piega dell'occhio ma anche come matita. Con il pennello più dalla parte più sottile faccio praticamente la riga inferiore dell'occhio, quindi mi sostituisce pure la matita. E quindi super prodotto, super preferito, la Naked 3. Passiamo alle labbra, e il mio preferito indiscusso ormai di tutte le stagioni è lui, il Flat Hot Fabulous della MAC. Ormai sta diventando super famoso, io l'ho scoperto l'anno scorso e me ne sono subito innamorata. Infatti con il Flat Hot Fabulous ho fatto i tutorial natalizi, l'ho sostituito praticamente al classico rosso. Visto che ci avviciniamo al Natale, alle feste, ve li lascio qui sotto, ragazze, e così se volete potete dare un'occhiata per far diventare il vostro Natale non più rosso Ruby V ma fucsia Flat Out Fabulous. Per quanto riguarda i capelli, vi metto qui una foto di questo shampoo, che è praticamente viola blu, molto utile perché aiuta a praticamente a spegnere il giallo dei capelli tinti, visto che, come sapete, ho fatto questo cambio look, li ho schiariti, a Tigotà ho comprato un altro. Ecco, guardate, questo che si vede qui, viola, è lo shampoo, quindi è proprio di questo colore. Devo fare una confessione, sono troppo contenta di poter dire anch'io in un video Tigotà, perché qui da noi non c'era e ha aperto da poco a Termoli nel punto, che per questo pensavo di fare un video a parte sui prodotti acquistati da Tigotà.
Prossima categoria è profumo e candele. Per quanto riguarda il profumo, Narciso Rodriguez Forer, questo è senza dubbio uno di quei profumi che lasciano la scia, quindi mi piace molto. Un'ottima profumazione, molto elegante. Mentre per quanto riguarda la candela, quindi la fragranza per profumare la casa, io adoro in questo periodo la Tarte della Yankee Candle alla cannella. Ragazze, è cannella allo stato puro, infatti viene voglia proprio di mordere la Tarte. Per quanto riguarda lo smalto, praticamente mi sono innamorata di questo smalto Essie, che è una valida alternativa al solito Bordeaux, perché come vedete comunque ci siamo con le tonalità. È un fucsia, però molto molto intenso, ed è metallizzato ed è il numero 34. Adesso ragazze passiamo alla mia categoria preferita, e cioè quella fashion. Il primo punto, che per molte è un punto abbastanza indefinito, io lo interpreterò così: il capo fashion più trendy preferito. Io vi mostro senza ombra di dubbio il mio amato pellicciotto più trend di così. Questo è proprio il trend di stagione, come ormai abbiamo capito, i pellicciotti sono un must. E quindi questo è il mio must have, lo adoro, è di H&M. Un altro capo che sto amando è questo pull simil Kenzo, anche questo ve l'ho mostrato nell'haul. Mamma mia, quanto è bella questa tigre! Io di solito non amo le tigri, però questa qui mi ha fatto impazzire perché è super luminosa e dà un sacco di luce anche agli outfit total black. Per quanto riguarda il capo comodo preferito, sono senza dubbio in primis un paio di leggings, perché più comodi e versatili di così secondo me non esiste. Questi che vi mostro sono di Calzedonia, però li ho acquistati uno o due anni fa, non ricordo. Mi piacciono molto perché per metà della gamba sono in ecopelle, quindi simulano un po' lo stivale, quello alto che arriva sopra il ginocchio, però mi piacciono tantissimo, e anche di più rispetto a quelli che si trovano quest'anno da Calzedonia, perché comunque la pelle, le copelle ce l'hanno solo dalla parte davanti. Dietro, ragazze, sono tutti in tessuto e quindi non sono poi troppo eccessivi. Mi piacciono tantissimo, li metto comunque sempre, anche perché li abbino al pellicciotto, e perché mi piace molto il binomio pelliccia-pelle, ecco, pelliccia-ecopelle in realtà. Per quanto riguarda le scarpe preferite, come non citare le mie stringate della Cult, in vernice e con la zip al posto delle stringhe, appunto. Con una suola che è leggermente in carro armato, comodissime, come vi ho detto, nonostante siano della Cult, hanno una calzata davvero molto elegante, quindi strabelle, le adoro. Per quanto riguarda gli accessori, vi mostro delle collane, questa Chanel Inspired, e questa, chi ama la moda come me non può non averla, perché praticamente, se vedete, ricorda un po' il mondo della sartoria, quindi la trovo davvero deliziosa, e anche questa arricchisce un outfit con eleganza. Altra collana che adoro è senza dubbio questa qui della Oops, questa ha un grande valore anche affettivo. Poi con questo diamante, ragazze, dà sicuramente tantissima luce, e poi mi piace tantissimo anche il colore della catena. Veniamo ai preferiti fan. Allora, la prima preferenza la salterei, perché tra Halloween e il giorno del ringraziamento obbligata la risposta è Halloween, visto che noi festeggiamo tra virgolette solo quella festa, che poi non ci appartiene nemmeno. Quindi poi cibo e bevanda. Come cibo le castagne, cioè le adoro. E poi per quanto riguarda la bevanda, beh, allora il tè rimane una costante comunque in tutte le mie stagioni, però ovviamente in autunno passo dal tè freddo, rigorosamente estate al limone, a quello caldo bollente con miele e limone,
meglio se lime, e il tè meglio se ai frutti rossi. L'ultima domanda chiede quale sia praticamente la parte più divertente dell'autunno. Per me la parte più divertente è quella di cambiare il guardaroba. Certo, non inteso proprio come atto pratico di smontare tutto l'armadio, che quello è proprio a dir poco odioso, però il fatto di acquistare no, le nuove collezioni, di cacciare fuori i pull avvolgenti, tutte le cose calde, non so per voi, lo scoprirò nei vostri video dei preferiti d'autunno, perché infatti là, il prossimo punto è taggare qualcuno. Io innanzitutto taggo tutte voi, e se in caso voi decidiate di fare il video, postatemelo pure qui nei commenti, perché sono curiosa di vedere un po' le vostre risposte. E poi dei tag più precisi li farò su Instagram, sul mio profilo Instagram posterò una foto di questo video e taggerò alcune ragazze, perché so che parecchie l'hanno già fatto, quindi magari do una controllatina. Allora ragazze, io vi saluto e ci vediamo al più presto. Un bacio, ciao!